Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e alla fine Crown Jewel si farà. La morte del giornalista Jamal Khashoggi mise in serio rischio lo svolgimento dell'evento, anche se rimangono ancora diversi dubbi. La WWE, per evitare qualsivoglia contraccolpo mediatico, ha rimosso ogni riferimento all'Arabia Saudita, quasi come se questo Crown Jewel si svolgesse in un luogo indefinito. C'è davvero un brutto clima attorno a questo evento, quindi, senza perdere altro tempo, questi sono i fattori per i quali nutro interesse per WWE Crown Jewel 2018. Niente. Ci ho pensato a lungo e ho fatto di tutto per trovare almeno un fattore positivo per Crown Jewel, ma ho fallito. Non ho trovato un singolo motivo valido per vedere l'evento. A questo punto credo non serva nemmeno dire, ma ogni medaglia ha due facce e per ogni pro c'è un contro. Questi sono i fattori per i quali non nutro interesse per WWE Crown Jewel 2018. Controversie. Alla fine lo sapevo che Crown Jewel si sarebbe svolto in Arabia. La WWE ha questo accordo col governo saudita e non prendiamoci in giro, in ballo ci sono fin troppi milioni di dollari, anche se macchiati di sangue. Però, come detto nell'introduzione, questa brutta situazione non fa altro che gettare un'ombra molto scura sull'intero evento. Immagino che per molti lottatori sia bassissima la voglia di esibirsi in Arabia, questo significa uno spettacolo meno emozionante anche per noi a casa. E addirittura due lottatori del roster hanno preferito restare negli Stati Uniti, sto parlando di John Cena e Daniel Bryan. Il primo ha in ballo troppe questioni al di fuori del ring, tra film, programmi televisivi, ha anche scritto un libro per bambini e non poteva proprio permettersi una shitstorm mediatica nell'apparire a questo controversissimo show. Per chi non lo sapesse, infatti, è stato già oggetto di battute di John Oliver, comico satirico americano, che ha parlato dell'evento in chiave molto molto critica. E niente, questo punto non riguarda affatto il wrestling, è una questione non wrestling centrica, assolutamente, ma questo brutto clima non mi farà vivere per nulla bene l'evento, poco ma sicuro. The Generation X contro Brothers of Destruction. Mi sono già espresso più volte sulla questione il ritiro di Shawn Michaels, quindi non vi annoierò oltre dicendovi che non sarebbe mai dovuto uscire dal suo ritiro. Anzi, godiamoci al massimo queste ore in cui Shawn Michaels risulta a tutti gli effetti ancora un wrestler ritirato. Ma a parte questo mio capriccio nel non voler vedere rovinato anche il finale di WrestleMania 26, perché non attendo con ansia questo tag team match che pare epocale sulla carta? Perché non riesco a farmi trascinare dalla storia raccontata da queste quattro indubbie leggende? Semplice, perché è un match ed una rivalità assolutamente fuori tempo massimo. È uno scontro che poteva essere perfetto per il 1998, ma ora, 20 anni dopo, nel 2018, per me, non è solamente scaduto, è proprio tossico. So benissimo che ci sarà sempre il tipo di fan su cui questo tipo di incontro fa effetto, il tipo di fan che ha piacere nel vedere leggende e i suoi idoli del passato tornare ancora una volta all'interno del ring, e va benissimo, non c'è nulla di male, e ripeto, non lasciate che il mio cinismo vi rovini la visione dell'evento. Ma per me, fan cresciuto, ma non abbastanza grande da aver vissuto gli anni 80 e l'Attitude Era, per esempio, non ho motivo e interesse di vedere uno scontro tra la D-Generation X e i Brothers of Destruction nel 2018. Uno scontro che poi sarà solamente un ricordare i bei vecchi tempi andati, un sentirsi di nuovo giovani, un po' come fanno i vecchietti giù al parchetto giocando a briscola o a bocce, solo che loro lo fanno senza dar fastidio ai bambini che giocano sullo scivolo e sull'altalena. E personalmente, se volessi vedermi un best of delle mie leggende preferite, piuttosto andrei a rivedermi i loro incontri più belli e più famosi, e non questo. Ecco perché Triple H a Raw, che se ne esce con quella tremenda frase sulle vecchie glorie, mi ha davvero fatto male. Maybe old is just a really polite way of saying we're better. Poi ci si chiede come mai la WWE faccia così tanta fatica a costruire le nuove leve. Brock Lesnar contro Braun Strowman. Inizialmente questo doveva essere un triple threat match, ma a Crown Jewel proprio non sono bastati tutti i problemi sociopolitici di queste ultime settimane, ci si è messa di mezzo anche la leucemia di Roman Reigns. Vista l'assenza del Big Dog, il titolo universale è stato dichiarato vacante e per Baron Corbin questo è l'unico modo possibile per poter indossare la cintura sulla spalla. Così quelli che in programma erano i due sfidanti, Lesnar e Strowman, si ritroveranno contrapposti l'uno contro l'altro a Crown Jewel, se vogliamo, in una rivincita di No Mercy 2017.
Un incontro davvero pietoso, fu una schifezza immonda, anche perché le attese per uno scontro tra il mostro che cammina tra gli uomini e la bestia erano altissime. Ma se vi siete scordati di che porcata fosse il match dell'anno scorso, non vi preoccupate perché la WWE lo ha caricato integralmente sul suo canale YouTube. Che culo, eh? La paura di assistere ad un match come fu quello di No Mercy è molto alta, in più aggiungiamoci anche la mia paura che il tutto possa concludersi in no contest. Anche se in questi ultimi giorni questa mia paura si è notevolmente abbassata, visto che il tema di Survivor Series sarà anche per quest'anno Raw contro SmackDown e un campione universale da contrapporre al campione WWE serve. Vedremo piuttosto se farà capolino Drew McIntyre, attualmente in faida con Braun Strowman. C'è chi afferma che senza Roman Reigns lo scozzese possa diventare il nuovo volto della federazione, ma sono molto scettico. Se davvero la federazione vorrà puntare su McIntyre, il suo percorso sarà molto lungo e attualmente, più che essere lo sfidante di Strowman per un solo pay-per-view, non ce lo vedo a fare altro. Ma su questa situazione, parecchio nebbiosa, attorno alla zona main event di Raw, sapremo sicuramente di più nei primi mesi del 2019. AJ Styles contro Samoa Joe. Oltre a John Cena, anche Daniel Bryan si è rifiutato di andare in Arabia Saudita dopo i recenti fatti di cronaca. Qui a Crown Jewel avrebbe dovuto affrontare AJ Styles con in palio il titolo WWE, incontro però anticipato di qualche giorno a SmackDown Live, incontro però dove ha perso in modo nettissimo, per sottomissione. E la parte più cinica di me mi fa pensare che questa possa essere la ripercussione verso Bryan per non essere andato in Arabia. Come per dire, non vuoi venire? Va bene, stai pure a casa, ma ti giochi l'opportunità di diventare campione WWE. Pertanto, dopo la sconfitta patita a SmackDown, non trovo modo in cui lo Yes Man possa candidarsi nuovamente come sfidante di Styles. E con questo spero non scartino anche l'idea di fare Daniel Bryan contro The Miz a WrestleMania 35, incontro da me pronosticato addirittura come valevole per il titolo WWE. Ma anche qui sapremo di più nei primi mesi del 2019. Ah già, mi sono dimenticato di dirvi che Daniel Bryan a Crown Jewel verrà sostituito da Samoa Joe. Sì, altro incontro in pay-per-view tra Samoa Joe e AJ Styles, nonostante la loro precedente rivalità sia stata già ampiamente raccontata e conclusa col match di Super Showdown. Non posso nemmeno prendermela più di tanto, alla fine è un rimpiazzo dell'ultimo minuto, ma davvero, non potevano scegliere qualcun altro? Qualcuno che Styles non abbia già affrontato nell'ultimo mese? World Cup Tournament. Concettualmente parlando, questa Coppa del Mondo ha così tanti problemi. Tralasciamo anche il fatto che una Coppa del Mondo con solo atleti americani sia abbastanza pretenzioso. Tralasciamo anche il fatto che il nome Coppa del Mondo per determinare il migliore al mondo sembra essere ideato da un bambino di 4 anni. Il vero problema è, davvero, a che diavolo serve sta cosa? È un King of the Ring dei poveri e ancora non capisco tutte quelle persone, e non sono nemmeno poche, che, vedendo il lungo nome del torneo, abbia pronosticato un ritorno di CM Punk. I don't believe he's in the tournament. Poi davvero nessuno si ricorda di un certo Chris Jericho? Hanno provato ad aggiungere un minimo di intreccio a questo torneo a SmackDown quando Shane ha minacciato le sue superstar dicendo che chiunque perda la finale contro uno di Raw verrà licenziato. Ormai lo sappiamo che in questo periodo dell'anno, con le Survivor Series di mezzo, Shane perda un po' troppo la testa. E da un punto di vista della gestione di SmackDown, questa idea è pessima. Perché diavolo dovresti licenziare una delle tue superstar di punta solo perché ha perso un torneo di cui a nessuno frega nulla, alla faccia della terra delle opportunità? Questa minaccia di Shane mi sembra davvero tanto buttata lì a caso e non credo che avrà grosse ripercussioni, anzi, credo che vincerà proprio uno di SmackDown, punto su Rey Mysterio. E voi mi direte, ma proprio Rey Mysterio bisogna incoronare come migliore al mondo? E io vi rispondo che tanto siamo in Arabia e bisogna far contento il pubblico arabo. E poi tanto, l'età media dei main eventer di questo show sarà anche più alta, quindi non aspettatevi nulla di serio da questo torneo. E non aspettatevi nemmeno chissà che cosa dal punto di vista lottato, perché questo torneo occuperà tre quarti della card di Crown Jewel, con diversi atleti che saranno costretti a fare più incontri nella stessa sera. Si risparmieranno tanto, specialmente nel primo turno. In più il tabellone con gli abbinamenti non promette nulla di spettacolare, ma questo è più un problema dei partecipanti. Sheamus e Cesaro contro il New Day. Qualitativamente parlando sarà anche un incontro sufficiente, ma non credo si andrà oltre un certo limite. Non ho attesa per un incontro che potrei rivedere già tra qualche settimana, sapendo soprattutto che tra qualche settimana potrà essere anche più bello. Se volete davvero divertirvi con questi sei atleti, vi consiglio di rivedervi il match a tema Halloween fatto a SmackDown, molto divertente e sicuramente molto meglio di quello che vedremo a Crown Jewel.
Shinsuke Nakamura contro Rusev. Incontro annunciato poche ore prima che io mi mettessi a registrare questo video, ma anche se mi fossi messo a registrare il video prima dell'annuncio non sarebbe cambiato nulla. Ogni tanto sembrano ricordarsi di avere Shinsuke Nakamura come campione degli Stati Uniti e vincerà? Boh, probabile, a qualcuno importerà qualcosa? Sicuramente no. Come se non bastasse, questo match andrà in onda durante il kick-off, questo ammazza già di per sé la voglia di vederlo. Quindi, in sostanza, c'è da attendere con impazienza WWE Crown Jewel 2018? No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. 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 Hell no. 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 I refuse. No. No. È un evento nato chiaramente sotto una cattiva stella, una cattivissima stella. Forse solo Over the Edge 1999 è riuscito ad essere uno show più infausto di questo. La situazione è estremamente delicata e la WWE si è ritrovata a prendere una scelta difficilissima. Hanno scelto di rispettare gli accordi presi col governo saudita, di andare in Arabia a fare lo show, però, come immaginavo, con un profilo molto basso, senza menzioni al paese ospitante, e torneranno in America il prima possibile, nella speranza che nessuno ne parli mai più. E come sperano che la gente non parli mai più di questo show? Facendo apparire Hulk Hogan. Non c'è nulla di ufficiale, ma è notizia di ieri che l'Hulkster dovrebbe apparire a Crown Jewel nel ruolo di guest host. Hanno intenzione di unire due situazioni negative affinché si annullino a vicenda, ma non credo funzioni come nelle regole matematiche in cui, se moltiplicati due numeri negativi, danno un numero positivo. Non mi rimane altro da fare se non di ricordarvi l'appuntamento con la live reaction di Crown Jewel su questo canale alle 17, tra poche ore. Se vorrete seguire l'evento in compagnia mia e di Michael, che cerchiamo di farci forza a vicenda nel seguire questo pay-per-view davvero nefasto, sapete cosa fare. Voi invece con quanta impazienza attendete questo Crown Jewel? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Buon Crown Jewel a tutti, si spera!